Daniele Andreozzi, mister della Locomotive Roma, dopo il pareggio interno contro il Maccabi, un punto guadagnato contro una delle squadre più forti della classe. Che fatica nel secondo tempo, ma la squadra ha saputo reagire comunque sapendo soffrire agli assalti degli avversari. Un giudizio quindi su questa prestazione. Che fatica nel secondo tempo, però che fatica anche il Maccabi nel primo, dai, diciamola tutta. Sì. No, è stata una partita bellissima. Maccabi è una squadra straordinaria, piena di giocatori fortissimi, che io apprezzo molto perché hanno qualità e sanno metterla in campo bene. Però noi siamo una squadra molto difficile da affrontare. Siamo una squadra che non molla. Nel primo tempo abbiamo messo anche qualità, secondo me, perché le giocate sono riuscite bene, non soltanto di cuore, nel secondo tempo di cuore, con la voglia di non soccombere agli attacchi di una squadra che chiaramente quando riesce a prendere il ritmo ti può fare malissimo, perché comunque a tutti i giocatori poterti fare male. Ci siamo difesi in un discreto ordine, loro sono stati chiaramente arrembanti, perché è giusto che sia così, perché sei una squadra che ambisce alla vittoria, e noi ci siamo difesi, abbiamo secondo me fatto anche un paio di ripartenze interessanti, una palla gol importante sul finale. Però quello che abbiamo preparato l'abbiamo fatta, abbiamo giocato a calcio, non abbiamo buttata, abbiamo cercato di costruire il nostro tipo di gioco con delle tracce interessanti, infatti siamo andati dentro bene e il gol è stato frutto di qualcosa che avevamo preparato, quindi siamo contentissimi. Risultato positivo, la vittoria in campionato ancora non è arrivata, cosa pensi che manchi ancora a questa squadra per arrivare a quel piccolo grande obiettivo? Intanto cominciare ad affrontare anche squadre un po' più deboli, visto che il calendario vero. Sembrava impressionante. No, vabbè, a parte le battute, la vittoria arriverà, però le prestazioni sono incoraggianti. 3 partite su 4 sono state fatte molto bene. La partita col Borgorese è stata bruttissima, però ci può stare, perché comunque un incidente di percorso può capitare. Però se la strada è questa, la vittoria arriverà, perché i ragazzi sono stati eccezionali.